Da 48 Campana meno 47 giri pari ha caduto è una mischia però poi hanno battuto l'atleta di ora Veronica Luciani che si è portata in testa con Linda Rossi che prende la Campana. Rossi, Luciani. Allora andiamo a vedere i primi punti. 1-8-1-43, quindi Linda Rossi e Veronica Luciani, i primi punti. Veronica Luciani è stata al gruppo, seguita da Linda Rossi, Luciani, Rossi, De Palma. Queste le prime posizioni, eccoci ai punti. 1-8-1-43, Rossi, Luciani. Continuano a spartirsi i punti le due atlete. Ed è ancora Rossi in testa al gruppo con De Palma ora seconda ruota. Si è portata in testa l'atleta della Menzana. Ora Paluzzi va a una curva a prendersi due punti, 82-6-8, quindi Paluzzi, De Palma. Ed eccoci alla Campana con Paluzzi, Rossi, Saronni, queste nelle prime posizioni, le atlete delle prime posizioni. 80-181. Ammoniti 495 e 816. Prima eliminazione a meno 29. C'è stata un'atleta che si è ritirata, intanto è Saronni in testa al gruppo, seguita da Rossi, poi Paluzzi, poi Naccari, l'atleta dei Falchi, ed è Saronni. 838, 181, Saronni e Rossi. Continua a prendere punti Linda Rossi con Saronni ora che allunga, ma Veronica Luciani va a chiudere l'azione. Ed è Luciani, seguita da Saronni, poi Paluzzi, poi Rossi, Paganelli torna sotto. Passaggio dei punti di meno 38, 43, 8, 3, 8. Luciani, Saronni. Si rialza l'atleta dello Scaldenigo di Venezia con Paluzzi ora davanti a Rossi, poi Paganelli, poi De Palma, poi Saronni, poi Corsini, poi Tagliata, poi Marletti, poi Vuruvai e via via tutte le altre. Di Natale anche lì, intorno alla decima posizione, i punti 80-181. Quindi punti per Paluzzi e Rossi. Rossi che ora si è portata in testa, seguita da Paganelli.
nel passaggio precedente 181 e 80, quindi viene invertito l'assegnazione del punteggio ed eccoci ai punti 181-81, Rossi Paganelli. Prima eliminazione a meno 27 con Paganelli ora in testa al gruppo, ma non faccio in tempo a dirlo che Edda Paluzzi e De Palma si portano nelle prime posizioni, ma è Saronni che prende la campana di meno 33 e lancia la volata dei punti di meno 32. Saronni, De Palma, Paluzzi, Paganelli, Rossi, Corsini. La Valella 8-3-8, 2-6-8, questi punti al passaggio, quindi punti per Saronni e per De Palma. Ora Edda Paluzzi in testa al gruppo, campana di meno 31 ed è Vuluvai che lancia la volata dei punti di meno 30. Luisa Sofì 289-80, entra nei punti Vuluvai, mette ancora un punto Paluzzi, ora Paganelli, Vuluvai, Paluzzi, Di Natale fa subito l'azione, va a chiudere il gruppo l'atleta del centro polisportivo giovanile Aquilano, Di Natale all'esterno sul rettilineo opposto a quello di arrivo, va a completare l'azione. Punti 2-4-4 Di Natale 81, Paganelli, la prima eliminazione a meno 25. È stata bella l'azione di Di Natale che è andata a chiudere il buco e poi a prendersi due punti, mentre ora è l'atleta di Città di Priolo Gargallo che si è portata in testa, tagliata con Vuluvai. Vediamo Vuluvai ora che va a sprintare per i punti con tagliata che va a prendere un punto, quindi 288 289 758 Vuluvai tagliata, questi punti al passaggio, mentre si lotta in testa al gruppo per andare a prendere le posizioni ed è Alice Barnetti ora in testa seguita da Vuluvai, Paganelli, Marletti, Vuluvai, Paganelli, De Palma, Paluzzi, Di Natale, Tagliata, Rossi, Luciani, Saronni. Punti 289-142. Quindi entra nei punti anche Alice Marletti, non credo ne avesse presi prima, intanto ora è Veronica Luciani che si è riportata in testa, prende la campana di meno 23, Luciani, Paluzzi e poi in terza ruota Corsini, Giorgia Corsini della città di Priolo Gargallo, prima eliminazione a meno 11. Eccoci ai punti di meno 22, 43, 816, Luciani Corsini. Ora si rialzano le atlete con Corsini che resta al vento, in testa al gruppo, Paluzzi. Prima eliminazione sarà a meno 9 con la campana ora di meno 21 ed è Di Natale che lancia nuovamente lo sprint. Oh, sempre lei! Guarda però, sempre lei! Attenzione! Brava Def! 268 816, questi punti al passaggio con il gruppo ora che rallenta.
si riaggrua, gruppo aggruato. Intanto la 181 Linda Rossi si è portata in testa e lancia la volata, seguita da Paluzzi, poi Bulovai. Siamo al passaggio di meno 18 punti. Passaggio precedente, quindi Paluzzi Rossi, e intanto è Lorenzato che dà una bella sferzata al gruppo, aumenta l'andatura l'atleta del gruppo sportivo di Scaltenigo, portandosi dietro Saronni e Vulumai. Punti 2-4-7, 8-3-8, quindi Lorenzato Saronni, prima eliminazione a meno 7, ora è Saronni, Lorenzato, Vulovai, hanno qualche metro con Edda Paluzzi che cerca di andare a chiudere il buco, Campana che è in meno 15, prima eliminazione a meno 5 ed è Lorenzato con Vulovai, resta sulle gambe Saronni che fa ampi gesti di non riaverne più ed è Lorenzato davanti a Bulumai, 2-4-7, 2-8-9. Continua la coppia di testa, Lorenzato, Bulumai, poi da dietro il gruppo non reagisce, prima eliminazione a meno 3 ed è ancora Lorenzato con Bulumai. Poi in testa al gruppo è da Paluzzi, ma il gruppo si è rialzato. Al momento in testa con 10 punti Linda Rossi, al secondo posto con 9 punti abbiamo Paluzzi. 2-4-7, 2-8-9 al passaggio, continua a salire in classifica la Vulumai. Campana di meno 11, Lorenzato e Vulovai, ormai è questa la fuga giusta con l'atleta del gruppo sportivo di Scaltenigo a dettare sempre il ritmo in testa al gruppo. 2-4-7, 2-8-9, prima eliminazione a meno 1, ultima eliminazione. Ancora Lorenzato e Vulovai, con Vulovai che ora si è portata a 8 punti, anzi 9, Lorenzato ne ha 8. E allora questa è la coppia di testa che andrà poi a giocarsi il titolo italiano per la categoria senior femmine ed eccole nuovamente ai punti. 2-4-7, 2-8-9, continuano a mettere punti sul proprio tabellino le due atlete che ormai si stanno quasi portando sulla coda del gruppo condotto da Edda Paluzzi con Paganelli, De Palma, Saronni, Di Natale, Rossi. Ma andiamo a vedere la testa con Lorenzato che continua nella sua azione, seguita da Luisa Sofì Vulovai, ed eccone ai punti di meno 6 ed è ancora 2-4-7, 2-8-9, ora si sposta Lorenzato ed è Vulovai che si porta in testa. La classifica parziale ora vede in testa Lorenzato con 12 punti, poi al secondo posto Vulovai con 11, poi Paluzzi con 10, e intanto hanno preso la campana di meno 5 ed è Lorenzato che allunga e stacca Vulovai, allunga l'atleta del gruppo sportivo di Scaltenigo Venezia ed è Lorenzato, 2-4-7, 2-8-9, questi erano i punti di meno 4,
ancora in testa Lorenzato, ed è Laura Lorenzato che ormai ha preso una ventina di metri su Vuluvai, va a prendere la campana di meno 3 l'atleta di Scaltenigo, che è già in testa nella classifica parziale e quindi sta seriamente andando a conquistare il titolo italiano. Eliminazioni sono finite, quindi arriveranno tutte queste atlete con Lorenzato e Vuluvai che vanno a prendere punti di meno 2. Ora sarà campana nell'ultimo giro e da dietro è De Palma che lancia lunga lunga la volata, e intanto al passaggio campana per Lorenzato, ultima vuelta Lorenzato Vuluvai, ormai 16 punti per Lorenzato, 13 per Vuluvai. Ancora c'è ancora un giro, hanno sprintato, un malinteso in testa al gruppo, intanto campionessa italiana Laura Lorenzato. Allora andiamo a vedere qua lo sprint per il punto che se lo aggiudica la numero 816 Corsini, e quindi la classifica